i tuoi colori in alto porterà. Trazione anteriore quest'oggi con un 3-4-3 offensivo, Martellone tra i pali, difesa 3 over, Perez, Gilli, De Gol, centrocampo a 4 con Dentamara a destra, Chiaradì a sinistra, Messori e De Fio in mezzo al campo. Intanto parte la gara in questo istante, tridente d'attacco formato da Jonai, Ficara e da Dabbo. Gravina che attacca dalla sinistra a destra dei vostri schermi. Dabbo manda subito Chiaradì e Jonai, occhio a Gravina qui davanti, Jonai, vado a Ficara, Alessandro! Ficara! Si sblocca la gara del vicino, il 10 magico Domingo, ancora una volta lui, Ficara, Gravina davanti. Parte veloce, poi Biason, palla tagliata, che brivido qui, c'è bene Martellone. Raddoppio sull'out Mancino, non c'è fuorigioco di Casiello, palla dentro e c'è subito la pareggio dell'Altamura con Antonio Croce, gol dell'ex, messo male il Gravina qui a sinistra. Occhio a Jonai, palla dentro, poi c'è un tocco, sarà calcio d'angolo per il Gravina. Vettore del Gravina, parte Lorenzo, poi ci arriva Croce, le impatta la palla. Ah, però prende tempo e ragiona. Lì Ficara col mancino, Ficara il tiro, gira e poi la palla viene bloccata da Donini. Ancora Biason, Croce si allarga, poi vuole andare al tiro, lo fa partire la palla che si perde al lato. Biason, palla tagliata, la palla passa, vanno giù un po' tutti gli uomini, Domingo. Parte Jonai, palla tagliata, allontana Lanzolla, quindi Ficara, andare col destro, palla alta, bene. Eneo rientra sul piede migliore, ancora Jonai, una finta di troppo, poi la mette bene su Ficara, sul secondo palo, bravo Donini. Ma la destra, la sinistra, si riparte proprio in questo istante. Sono saluti dentro l'area a tutti i lunghi, Messori, Dabbo, anche palla tagliata e poi ci mette una pezza Croce. Jonai, ma Gravina con una grande determinazione, proprio Jonai prova ad accentrarsi, Jonai, il tiro di Jonai, il gol di Jonai che porta nuovamente il Gravina in vantaggio. Grande prestazione di Jonai fino a questo momento, Gravina che ritorna in vantaggio e dunque bravo nell'occasione Eneo Jonai che ritrova oggi una maglia da titolare. Jonai contro Canutè, Jonai ancora, Jonai libera per Ciccio De Feo, De Feo il tiro alto, ma quanto è generoso Eneo Jonai Domingo. Di Dentamaro libera, Casiello controlla, fermato da Ficara, quindi Lanzolla vuole andare al tiro, lo fa partire, la palla è alta. La frazione, Jonai va la battuta a cercare Messori che fa la sponda, la palla si perde in fallo di fondo. Rilancio quindi a cercare Bozzi, quindi vice domini, De Gol ancora per Dabbo, Messori posizione regolare, Messori va direttamente in porta, la palla sfiora la traversa. Guadalupi, Bozzi lotta con De Gol, quindi Guadalupi, palla buona per Baragi, va al tiro, schiacciato, blocca facile Martellone, perde palla da Dabbo, occhio a Guadalupi, quindi Lorenzo trova Guadalupi che va al tiro, Martellone, c'è grande parata, mano aperta di Martellone qui. Ancora Chiaradia, è uno schema, trova Carlo, vice domini, alto. Poi Croce, servito dentro Bozzi, Martellone si tuffa. Il Gravina invece a trovare il gol nella seconda, all'inizio del secondo tempo e poi anche a proporsi più volte. Nel frattempo ci sarà un corner, angolo, chiama uno schema, tutti in aria, palla che supera anche Martellone e poi resta lì e c'è il gol dell'ex
Lanzol per il pareggio del team Altamura. La palla è passata e Lanzol è stato onesto a trovare il gol. Moretti, palla rimessa ancora dentro, vice domini Moretti, l'arbitro mette il fischietto in bocca, si chiude qui il derby della Murgia, 2-2, emozioni, spettacolo, gol, espulsioni, c'è stato tutto, una gara bellissima.